Benvenuti, benvenuti a tutti. Questo webinar oggi sarà presentato dalla dottoressa Shalini Kurapati, che per quelli di voi che hanno partecipato alla scorsa puntata, quelli di voi appunto che hanno partecipato alla scorsa puntata conoscono già. Shalini è stata data steward presso TU Delft in Olanda. E oggi ci parlerà del Data Management Plan. Scusate. Intanto vi do il benvenuto. Come sapete, questa serie di webinar è organizzata da RDA e da Open Air, in particolare dai capitoli italiani di queste due iniziative internazionali. RDA, la Research Data Alliance, è un'organizzazione internazionale presente in tutto il mondo che ha lo scopo di facilitare la condivisione di riuso dei dati, in particolare dei dati della ricerca. RDA lavora con working group che nascono volontariamente da specifiche necessità dei suoi membri. E ad oggi ha creato una comunità di più di 8.000 partecipanti. Il nodo italiano di RDA è realizzato attraverso il CNR, in particolare l'Istituto di Scienza e Tecnologia delle Informazioni di Pisa. Abbiamo un capitolo nazionale, organizziamo eventi, webinar come questi e forniamo diversi tipi di servizi. Potete tranquillamente andare sul nostro sito, trovate qui l'indirizzo per vedere che cosa facciamo e di cosa ci occupiamo. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi a RDA. L'iscrizione è gratuita e potete poi registrarvi presso la nostra pagina, il link che trovate su questa slide, per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative. Open Air invece è la grande infrastruttura per il monitoraggio e la verifica delle politiche sull'open access che è finanziata dalla Commissione europea. È nato nel 2009 e sostanzialmente offre dei servizi che permettono di collegare i progetti ai risultati della ricerca. Attorno a questa infrastruttura principale, Open Air poi ha sviluppato negli ultimi anni diversi servizi dedicati per ricercatori, enti finanziatori, repository manager e altro. Trovate tutto sul portale di Open Air al link indicato qui. Come ISTI CNR rappresentiamo insieme all'Università di Torino il nodo nazionale, il National Open Access Desk, e potete rivolgervi a noi per qualsiasi informazione relative alle politiche Open Science della Commissione. Passo ora la parola a Shalini. Un secondo che le do il ruolo di relatore. Shalini, hai il microfono spento? Vi ricordo che Shalini non è madrelingua italiana, ma è bravissima e anche oggi ci parlerà in italiano. Buongiorno a tutti, mi senti? Sì, ti sentiamo benissimo. Adesso, ok. E anche vedete il mio schermo? Sì. Puoi Ok, solo un attimo. tirare un pochino sulla presentazione, Sì. perfetto. Ok, vai. Perfetto. Ok. Buongiorno a tutti e grazie per il vostro tempo, per aver scelto ascoltare questo webinar. Come ha detto Emma, no, io non sono molto brava in italiano, ma quindi vi prego di portare un po' di pazienza per mia lingua. Mia lingua. E sono stato fino adesso come data steward in Olanda. Io ero una ricercatrice, ho fatto più di 7 anni di ricerca prima di
che è diventare un data steward. Adesso ho recentemente trasferito in Italia per lavorare conto mio, però a me piace Open Science, RDM è molto vicino al mio cuore. Oggi parliamo un po' di Data Management Plan. Il webinar di oggi sarà più pratico, in senso che vorrei dare informazioni su quali sono i principali essenziali per un DMP, per una proposta di fondo o per qualsiasi progetto di ricerca. Anche vorrei darvi informazioni su strumenti utili o come link o come tools. Oggi in questo caso anche parliamo un po' su DMP Online, è un tool o strumento online web che potete usare per scrivere Data Management Plan o DMP. E vorrei anche finire con come usare vostro DMP per vostro vantaggio, non solo per gli enti finanziatori, ma come potete usare anche per vostro vantaggio. E iniziamo con perché bisogno il DMP per noi. Pensate un po' per qualche secondo o minuti, dipende, se qualcuno vi chiede i dati che avete usato per vostra pubblicazione, vostra tesi, se qualcuno vi chiede, magari se avete scritto questa pubblicazione recentemente, potete andare sul computer, cercare quale versione di dati che avete usato per produrre una grafica in pubblicazione. Magari mette un po' di tempo, ma forse potete ritirare questi dati. Però, se qualcuno vi chiede dopo 5 anni la stessa domanda, non lo so che avete la possibilità di recuperare tutti questi dati, ma dopo 10 anni non anche parliamo perché non esiste. Quindi, per questo problema, magari una data management plan può essere una soluzione. Cosa è una data management plan? Una data management plan è un piano scritto, è una documentazione di che, come avete gestito vostri dati. È utile non solo per voi, ma anche per i membri del gruppo. Per esempio, se avete finito questo progetto e avete cambiato il progetto, qualcun altro vuole continuare e magari loro sanno come può utilizzare i vostri dati, o per collaboratori, se trovano i vostri dati, loro devono sapere come usarlo. Più che altre persone, il massimo beneficio sarà per i ricercatori, per voi, perché voi siete i primi riutilizzatori dei vostri dati, perché dipende per un'altra proposta, per un'altra ricerca, ma dopo 5 anni anche voi non sapete come avete fatto 5 anni fa, ad esempio. Una cosa più pragmaticamente parlando, ci sono tanti enti finanziatori che stanno chiedendo data management plan. Ma quale i motivi per esempio, ci sono tanti enti finanziatori, questi non sono complete, la lista non sono completa, non è completa perché vi do esempi di enti come Commissione Europea o European Research Council, quasi tutte enti finanziatori in Gran Bretagna, anche in Olanda NWO è olandese, Bill and Melinda Gates è americano, naturalmente. Quindi, ma tutti chiedono i data management plan. Ma i motivi perché per loro ha bisogno di DMP? Perché loro vogliono sapere, parlando di enti, i dati della ricerca
finanziata con fondi pubblici, sono un bene pubblico, quindi questi dati dovrebbero essere disponibili con minimo restrizioni. Non ti dicono che devi fare tutto aperto. Commissione Europea dice as open as possible, as closed as necessary in inglese. Ma, quindi, perché loro chiedono questo DMP? Principalmente per garantire che i ricercatori hanno la conoscenza, gli strumenti e anche la possibilità di gestire sua data in modo, in modo facile. E perché gestione dei data o data management è molto importante, è un passo avanti verso fair data o ricerca riproducibile. E quindi loro vogliono sapere che avete la possibilità di gestire data e condividere e mantenere, eccetera, eccetera. Anche molto. Ho già detto che più che gli enti finanziatori, le persone che hanno più beneficenza e i ricercatori che riutilizzano i suoi dati. E in generale, cosa è un DMP? Cosa c'è dentro questo Data Management Plan? E i argomenti principali che vi fanno identificare quale tipo di data che voi siete lavorando. Noi tutti sappiamo che quando iniziamo un progetto di ricerca non sappiamo esattamente quali tipi di data raccogliamo o creiamo, e questo è un momento per riflessione, ma quale tipi di data e cosa è vostra strategia di organizzazione? Non solo organizzazione e gestione a lungo termine, anche quotidiano, cosa fate durante il giorno? Come gestite vostre date? Anche in futuro, quando avete bisogno di condividere vostre data, sia con i collaboratori o anche a lungo termine, archiviazione, avete idea di come farlo? E quindi questo è, diciamo, la parte teoria di mia presentazione di oggi. E adesso vorrei andare molto più cose più pratiche, perché magari è più utile. Quindi ho preso 8 elementi principali, come un checklist. Se scrivete un DMP, questi 8 sono quasi principali. Questo è basato su Digital Curation Center di Gran Bretagna. Non solo per me, anche per diverse professionali in Research Data Management, DCC è un gold standard, un standard d'oro per consigli in DMP. Anche ho basato la mia presentazione su mie colleghe, abbiamo fatto insieme con mio collega olandese. Quindi, se avete interesse in futuro, vedete questi link. Quindi parliamo di elementi principali di un DMP. Quando parlerò anche vi do qualche informazione in più per strumenti o dove potete cercare di più. La prima cosa è che dovete scrivere un DMP è una cosa banalissima, è dati amministrativi, e questo più annoioso, non annoioso, ma più banale, diciamo. E voi dovete mettere informazioni sul titolo del progetto, chi è il coordinatore o coordinatrice, e nomi importanti, i numeri di riferimento. E questo anche serve per text mining. Se qualcuno se vuole sapere cosa c'è dentro, la prima cosa si vedono il titolo del progetto, nome per collegamento. Anche tu devi anche scrivere il scopo di ricerca in modo sintetico.
E anche magari diversi dettagli su politiche e prostitutura, magari collegato su istituzioni, a tuoi enti finanziatori, ma dipende tra proposta e l'altra. Quindi la prima cosa è molto banale. E seconda, ma importante, banale ma importante. La seconda cosa è più, diciamo, è fondamentale durante la ricerca, è data collection, è raccogliere dati o creare dati. E in vostri DMP voi dovete pensare a scrivere anche e se ci sono i dati già esistenti che voi potete riutilizzare per il vostro progetto. E questo magari non per tutti è chiaro, ma forse è un momento di pensare che se posso già fare mia ricerca più efficiente, se posso chiedere se qualcuno ha già questi dati. E la seconda cosa è dovete anche pensare è di metodologia di ricerca che userete per creare questi dati o quali standard userete. Anche pensare un po' su formati e software e magari questi formati e software sono molto specifici o potete anche per collaborare o per condividere i vostri dati o software, magari loro possono interagire con altri sistemi anche. Questo anche fa parte di gestire vostri dati in modo quotidiano, come strutturate i vostri dati e come date nome per le vostre cartelle. Ma per esempio, anche una cosa semplice, come organizzate i vostri dati in vostre cartelle? C'è un esempio A, esempio B. Ma io conosco maggiorità di ricercatori normalmente hanno esempio A. Perché va bene, funziona. Tutti anche hanno scritto tesi, ho fatto dottorato. Anche io facevo così prima che saputo di Research Data Management. Unica problema. Uno dei tanti problemi è che perdi tanto tempo sapere dove ha messo cosa. Quindi c'è un buon esempio da un ricercatore come organizzare i vostri progetti. Magari un parte è su project management, un parte su etica, un parte su esperimenti, un'altra parte di disseminazione. Così voi potete mettere cose dove devono essere. E questo è magari se fate così in lungo termine potete anche guadagnare tempo in ricerca. Anche avete la soddisfazione di trovare tutte le cose che dovete trovare facilmente. Questo per le cartelle. Adesso parliamo su come dare nomi per vostri file. Io sicuramente, ma tutti adesso forse anche state ridendo, e questo è normale, è una normalità qua, soprattutto quando c'è un deadline per mandare una cosa, final, 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 dot final. Quindi il problema su questo modo di dare nomi per i file è che non sappiamo cosa c'è dentro. E se qualcuno vuole aprire questo file, non dice niente su cosa c'è dentro. Quindi ci sono alcuni, diciamo, document naming conventions o file naming conventions. E ci sono piccoli trucchi per come dare nomi. E la cosa semplicemente anche mettere versioni e data quando avete scritto questo è già è molto importante. Normalmente arriva l'anno, mese, giorno e più descrivere quale tipo di documento. Se è una presentazione, metti PDF
PIE, ARE, da qualche indicazione di cosa è questo documento. Oggi magari di webinar di oggi ho messo come PIE, ARE e webinar ADE, versione 2. Data di oggi è così semplice, però vi dà un sacco di informazioni di sul vostro file, così non perdete tempo a cercare new final. Allora, quindi questo è per Research Data Management quotidiano, anche piccoli trucchi per questo voi potete anche scrivere il vostro Data Management Plan. Io farei così, io metterei la mia cartella in questo modo, darò nome con questo TILS, file naming convention, per esempio. Ho messo tutti i link collegato a cosa sto parlando, così voi potete tranquillamente vedere dopo, anche dopo il webinar. Il terzo principio su Data Management Plan è metadati e documentazione. E DMP è tutto, è documentazione, però questo principio è anche ancora di più. E metadata è, come abbiamo parlato, è dati su dati. Come descrivi i tuoi dati? E quale documentazione accompagnerà i tuoi dati? Come creerei questa documentazione? Ci sono anche standard di metadati, dipende di disciplina. Quindi, quali standard? Per esempio, voi potete usare la cosa più semplice, si chiama Dublin Core. Dublin Core è una cosa generico con 10 cose che voi dovete descrivere. Però ci sono altri metodi anche. E una cosa molto bello e a me piace molto, anche molto utile, è README Files. README File è quando aprite un software o qualunque cosa, voi potete trovare il README File che ti spiega cosa dovete fare con questa cosa. Quindi voi potete creare un README File su vostra data, per arricchire informazioni su come cosa c'è dentro, come utilizzare, qual è il valore. E, per esempio, Cornell ha fornito un modello, voi potete anche vedere come descrivere i vostri dati. Anche se avete bisogno di standard per metadati per vostra disciplina, voi potete cercare in questo sito, si chiama fairsharing.org, dove voi potete vedere quali sono i standard per vostra disciplina, se bisogno. Allora, i quattro principi di DMP e aspetti legali ed etici. Aspetti legali ed etici, l'etica è una cosa un po' complessa. Normalmente in università, io ho già detto, sono molto nuova in Italia perché quindi sto adesso scoprendo co come funziona qui. In Olanda, per esempio, abbiamo una committee per etica in università. Se c'è qualche ricerca su dati personali, noi dobbiamo andare a questo comitato di etica, anche se facciamo un sondaggio, un'intervista, se raccogliamo dati personali con partecipanti umani, dobbiamo andare in questo comitato, dobbiamo spiegare tutto, loro devono accettare i nostri metodi, il nostro modo di salvare dati e tutto. Questo è l'etica. Ci sono anche aspetti legali. Magari adesso, se trattate dati personali come si dice, commerciali, o forse il vostro progetto magari produrrà brevetti,
c'è diversi, voi dovete pensare, perché se condividete prima di essere avuto brevetti, magari, magari non ti danno, se c'è. Quindi voi dovete anche pensare quando devo, qua devo condividere, qual è la nostra strategia, cosa possiamo fare. È una cosa, perché adesso ricerca sempre collaborativa ha anche un momento per pensare come organizzate i vostri aspetti legali ed etici. E, 5 principi è pensare un po' su storage e backup. Pensate un po' quanto storage magari è bisogno per il vostro progetto. E magari i vostri servizi ICT e basta, o magari devo richiedere molto di più, o usate soluzioni cloud normalmente per active data management. Tanti ricercatori usano cloud per condividere, lavorare insieme. Anche pensare un po' su backup, perché perdere dati ricerca è una tragedia. Perché avete lavorato tanto, magari, non ave magari avrai mai un altro momento per raccogliere la stessa data, quindi perdere data non è una. Giorno come oggi non è accettabile, quindi dovete anche vedere che avete un backup automatico o backup manuale e questo anche controllare questo backup se funziona o no. Ho sentito anche esperienze di ricercatori che hanno pensato che il backup funzionava, ma backup non funzionava. Quindi anche controllare il backup è importante. Magari voi potete dire, ok, io controllo ogni una settimana o 2 settimane per vedere che il backup funzionava o mettete qualche programma anche. E parlando di storage e cloud, voi dovete avere un po' di attenzione su vostro service provider. Se usate Google Drive e Dropbox è benissimo, funziona molto bene, ma se avete rischi di dati personali o commerciali e più un altro livello di sensibilità, voi dovete vedere il Terms and Conditions of Google, perché loro possono riutilizzare per conto loro e quindi se voi avete promesso ai vostri partecipanti che proteggeremo vostra data, se usate Google Drive per mettere tutti i dati, magari voi stanno rovendo questo promesso. Ci sono anche alternativi in altri paesi, anche in Italia forse, GAR, ho sentito di GAR, ma io devo informarmi un po' di più. In Svizzera c'è una cosa simile a Google Drive, si chiama Switch. In Olanda c'è Surf Drive, è molto simile a Switch e quasi tutti i ricercatori in università in Olanda hanno questo Surf Drive, hanno 250 giga di storage gratis, cloud, così possono condividere i dati. E questo per istituzioni di ricerca olandesi. Però ho anche, so che c'è UDAT, è una cosa più europea, che offre un servizio simile e voi dovete anche controllare il partner italiano e come potete utilizzare questo EUDAT dopo. E sesto principio è selezione e conservazione di dati. E quindi ci sono due cose. Un sacco di ricercatori non sanno la differenza tra conservazione durante il progetto, durante per le condizioni legali o archivizzazione, archivio. E quindi qualche istituzione, qualche legge nazionale dice che raw data e tutti i dati che avete raccolto deve essere preservati per almeno 10 anni. Questo non c'entra niente sul repository o qualcosa. Tu devi avere queste data magari in tua università, tua istituzione di ricerca. Questo è raw data.
Ma forse per preservazione di lungo termine, per archivizzazione, per dove se tua data se sempre, sempre, magari tua raw data magari non è molto utile per riutilizzare. Quindi voi dovete scegliere in quale livello voi potete archiviare queste data. E tutto questo non è facile, assolutamente non è facile pensare subito, però già avere questa idea di quale date devo selezionare è molto utile e importante anche. Il sesto, sette principio è data sharing. Quindi data sharing intende che potete condividere i dati con i vostri collaboratori o anche con il mondo, ma in quale modo lo potete dare? Magari con collaboratori potete avere qualche soluzione cloud o qualche soluzione tramite una secure link o avete un database insieme, però se volete condividere le vostre data per il resto del mondo, quali sono le condizioni, quali sono i termini e condizioni, eccetera. Anche quale licenza posso dare per mia data per riutilizzo, o magari devo mettere qualche embargo perché no, non vorrei condividere per 2 anni. Quindi ci sono un sacco di considerazioni che dovete fare per condividere la data. Per condividere la data, anche per archivio lungo termine, in teoria per sempre, e ci sono un sacco, tanti repository per dataset. Ci sono repository generali, che voi potete depositare qualunque cosa, anche vostra presentazione, vostra report o qualunque cosa, data, software, tutto. Anche ci sono repository specifici per vostra disciplina. Per esempio, IDR è per molto più immagini. Ci sono repository specifici per data genomico, genome. E anche per scienze naturali, anche ci sono, recentemente ho letto su un repository specifico per scienze umane, dice a Qualitative Data Repository, perché questo è anche un caso speciale. A me piace molto Zenodo perché è un repository universale, accetta tutto. Ci sono immagini, video, audio, software, pubblicazioni, poster, ci sono tutto, accetta tutto. Quindi voi potete iniziare con Zenodo, ma ci sono anche altri per vostre discipline, magari più utile. Per sapere quali sono le condizioni per condividere le vostre data, magari diversi enti finanziatori vi chiede di mettere in modo aperto o con embargo o non embargo, 6 mesi, quanti, eccetera. Non potete sapere tutto. C'è un sito, si chiama Sherpa Juliet, vi aiuta come sono le politiche. Anche per software, se utilizzate GitHub, voi potete integrare con Zenodo solo con un bottone per mettere il vostro code citable. Voi potete fare citabile, citable. E quindi, anche ultimo è di protocolli, se siete biotecnologi, se in scienze naturali, voi potete anche utilizzare protocols.io. Anche ci sono repository istituzionali. Quindi ho parlato tanto su repository. Adesso l'ultimo principio deve sapere quando scrivete il DMP e mettere la responsabilità e risorse che ha bisogno
per esempio, chi gestisce la data, chi sono il principale responsabile, quali sono le risorse per bisogno, i costi per gestire, per storage, per backup, gli strumenti. Voi dovete pensare questo. Adesso vi faccio un'introduzione su uno strumento, si chiama DMP Online, dove voi potete scrivere il vostro DMP online. È un strumento molto, molto semplice, solo che vi faccio vedere come funziona in un modo molto breve. DMP Online è uno strumento web per aiutare i ricercatori per scrivere DMP. E voi potete, ci sono un tante linee guide, esempi, modelli, e anche hanno scritto per tanti enti finanziatori. Quindi, se dovete scrivere per un DMP per Commissione Europea, è già c'è tutto già pronto. Voi dovete solo compilare con tante guida. Vi danno tanti consigli. Puoi anche condividere il vostro piano con collaboratori, questo è molto bello. È molto, se andate a dmponline.dcc.ac.uk, potete creare un nuovo piano. Per esempio, ho creato un piano solo per testare. Io non vorrei un piano normale. Voi potete anche fare un mock project per testare, per pratica, per dare un workshop. Ci sono tante organizzazioni che hanno preso licenza per DMP Online. Anche se vostra organizzazione non ha preso, voi potete dire io, no research organization associated. Voi potete anche scegliere gli enti finanziatori, magari diversi enti hanno diverse condizioni per compilare un DMP. Con l'European Commission voi potete creare un piano. Quando create un piano, qui c'è tutto insieme. C'è l'initial DMP, questo possiamo anche chiamare un data paragraph, una cosa più breve. C'è anche detailed DMP, anche c'è final DMP. Quindi voi potete gestire tutto in un singolo strumento, è molto utile. E anche voi potete condividere vostre DMP con i vostri collaboratori, potete lavorare insieme e poi anche c'è la possibilità di download, potete fare download in PDF o Word o c'è anche diversi formati per lavorare. E questo anche potete utilizzare per qualsiasi progetto, non solo per una proposta di finanziamento, anche per un progetto di dottorato o altro, qualunque progetto. E questo DCC Guidance è molto bello, ti danno what information is needed, e ti danno risposte, ti danno esempio. Quindi è molto molto utile se volete compilare un DMP. Anche se molto utile, vorrei dire che voi non dovete utilizzare DMP online, voi anche potete utilizzare i modelli di Word, va benissimo, ma forse DMP online è un po', c'è troppo dettagli, magari sembra un po' ripetitivo, e non c'è version control, e magari in futuro cambierà, però è un posto dove conservare i vostri DMP in tutte le fasi, così voi sapete cosa avete fatto all'inizio, il midterm o il finale. Ci sono tante copie, potete copiare i vostri DMP precedenti, c'è tanta spiegazione, potete orientare facilmente. E anche se vostra istituzione ha bisogno di un'istanza locale, DMP Online è open source, quindi c'è una pagina GitHub, voi potete anche installare per creare il vostro modello di DMP, se è bisogno, perché c'è già tanti, tanti modelli. Quindi ho già parlato tanto su DMP, su quali sono i principi principali. Adesso vorrei finire parlando come utilizzare i vostri DMP a vostro vantaggio. Quando scrivete DMP,
scrivere una cosa, mettete in pratica una cosa. Quindi, quando io parlo di scrivere DMP, anche se mettete in pratica tutte le cose che avete scritto in vostro DMP, voi potete avere una DOI per vostra dataset. Quindi voi potete avere la citazione per vostra data, come avere la citazione per vostra pubblicazione. E voi potete stupire i vostri enti finanziatori per quanto sapete su questo cosa di open science. E voi potete, quando indicate vostre disponibilità, la disponibilità di vostri dati, voi potete anche fare un'impressione positiva a chi vedono vostra proposta. Adesso c'è la possibilità di anche pubblicare un data paper. Voi potete scrivere, voi potete convertire il vostro data management plan come una data paper. Ci sono riviste come Nature e Wellcome Open Science Trust che accetta questi data paper. Quindi solo una pubblicazione su come avete gestito vostra data. Voi potete anche pubblicare questo DMP. E anche voi potete condividere i vostri dataset in social media per avere più visibilità. E anche quando avete un sito web per i vostri progetti, voi facilmente potete dare i vostri link per come potete trovare la vostra data. C'è un ottimo paper, si chiama Winning Horizon 2020 with Open Science. Lì parlano come impressionare i vostri enti finanziatori. E qui vi danno qualche esempio dove proposte non hanno impressionato, come l'accessibilità dei dati non è chiara, conservazione, l'accesso ai dati non considerati bene, non è proprio informazione su data management o eccetera eccetera. Ma in casi dove le proposte hanno impressionato e dove è diffusione dei dati è stato molto forte e software e ricerca è disponibile molto bene, il piano di comunicazione è molto efficace. Quindi c'è un'ottima possibilità, se scrivete il vostro DMP o mettete in pratica, c'è anche altre possibilità per voi, anche in vostra sforzi di finanziamento o proposte. Soprattutto, io ripeto, che più che tutto il beneficio a grande è per voi come ricercatori. E così io concludo la mia presentazione. Grazie mille. Adesso se c'è qualche domanda, sono contenta di risponderlo. Grazie. Grazie Shalini, se avete qualche domanda potete inserirla nella chat. Intanto vi dico che la presentazione che avete visto oggi sarà a breve disponibile online sui siti che già conoscete di OpenAI e di RDA, e trovate alla fine di questa presentazione alcune slide aggiuntive che vi mostrano i servizi di OpenAI e di RDA, le attività che queste due iniziative hanno riguardo al Data Management Plan. Allora, non ci sono domande per ora. Ecco. Allora, Giuseppe Puglisi chiede che cosa cambia nel Data Management Plan se invece di un progetto si vogliono descrivere le regole o le condizioni di gestione dei dati di una istituzione, per esempio università, dipartimento, ente di ricerca. Ci sono differenze, per esempio, nella produzione dei dati che avviene in più progetti oppure nelle attività istituzionali? Ciao Giuseppe, grazie per la domanda. Se ho capito bene, la domanda è che cosa cambia nel DMP, le regole e condizioni.
Quindi il DMP può essere per diversi motivi, per diverse istituzioni, non c'è un DMP unico, ma forse vostra istituzione potete creare un modello dove un ricercatore deve spiegare le condizioni collegando a vostra istituzione. Quindi cambia, dipende di condizioni. È chiaro o non ho capito Sì, bene? credo che lui chieda più dal punto di vista, cioè se una cosa è chiaramente un progetto che ha a che fare con regolamenti che derivano dagli enti finanziatori, invece se il data management plan è relativo ad un'attività che avviene all'interno dell'istituzione per altri motivi, se cambia Sì. qualcosa. Ovviamente questo data management plan, se esiste un regolamento istituzionale relativo ai dati della ricerca, si dovrà rifare al regolamento istituzionale. Esattamente, sì. E quindi ecco, dipende a chi è diretto, se è diretto, cioè se, qual è il motivo che genera questo data management plan. Se è generato da un'attività che viene svolta all'interno dell'istituzione, seguirà determinate regole, altrimenti ne seguirà altre. Chiaramente, per esempio, ci sono attività istituzionali che non prevedono la diffusione dei dati o dei risultati della ricerca. Sì, esatto. Voi anche magari potete dire che in questo caso io non vorrei condividere date perché per me no, non c'è bisogno. No, è possibile, però dipende sempre. Esatto. Ci sono dei casi, cioè il data management plan non dovete associarlo, per esempio, al fatto che i dati vengano in qualche modo condivisi verso l'esterno, perché lo scopo del data management plan non è quello di condividere i dati, ma è quello di far capire come questi dati vengono trattati, dalla loro raccolta, creazione fino alla fine del loro ciclo, che poi insomma si conclude nel deposito in un luogo sicuro dove poi potete ritrovarli. Giuseppe, Esatto. abbiamo risposto alla tua domanda? Se intanto, perfetto, se intanto qualcuno vuole, ha altre domande. Non vedo. Ecco, allora Pietro chiede: qualche istituzione ente italiano ha già inserito la redazione dei data management plan nelle loro procedure gestionali inerenti alla gestione dei progetti di ricerca? Esistono delle linee guida? Allora, io intanto ti rispondo io per l'aspetto relativo all'Italia, perché forse Grazie, l'Italia grazie. non si è ancora inserita all'interno del panorama italiano appieno. Dunque, ci sono alcune istituzioni che hanno dei regolamenti per quanto riguarda la gestione dei dati della ricerca, per esempio l'Università di Milano, Padova, Bologna. Hanno delle policy sui dati della ricerca. Relativamente ai progetti, bisogna sempre fare riferimento comunque all'ente finanziatore che ha finanziato la ricerca. Quindi, se si parla di progetti finanziati dalla Commissione europea, esiste un template per il Data Management Plan. E questo template è disponibile, lo trovate anche sul sito di OpenAIR. E lo strumento che vi ha fatto vedere oggi, Shalini, il DMP online, può essere utilizzato selezionando appunto la commissione come ente finanziatore per la redazione di questo documento. Delle linee guida vere e proprie non esistono a livello nazionale ancora. Potete però dare uno sguardo alla checklist per il Data Management Plan che è stata prodotta dal gruppo IOSG. Ora vi scrivo qui nella chat l'indirizzo
del loro sito internet. Il gruppo IOSG è un gruppo di lavoro volontario che si è creato negli ultimi anni in Italia e a supporto dei temi dell'open science e dell'open access. Ha prodotto fra i vari materiali anche questo Data Management Plan Checklist in italiano che vi può guidare per la redazione del Data Management Plan. Vero. No, ma solo per aggiungere, per adesso, se avete bisogno, questo DCC su DMP Online è ottime linee guide per tutti i principi di Data Management Plan. Per adesso, magari in futuro in Italia anche creiamo una linea guida. Allora, Francesco ci chiede invece, il data management, il DMP online, mi produce alla fine un documento che posso utilizzare come deliverable per i progetti europei? Lo posso Sì. consultare? Esatto, sì, potete scaricarlo in PDF e vi dà il testo che voi inserite. Lo posso costruire anche in fase avanzata di progetto? Certo. Sì, ma per me il Data Management Plan è una live document, Sì, una cosa vivo, non è esatto. una cosa che finisci e poi sempre devi cambiare perché ricerca cambia sempre. Magari il tipo di data che creiamo o raccogliamo magari cambia, quindi quando cambia dobbiamo sempre modificare. Esatto. Qui, per esempio, la Commissione europea richiede obbligatoriamente la stesura di un DMP nei primi 6 mesi del progetto e questo documento che viene prodotto deve essere poi aggiornato periodicamente se qualora ce ne fosse la necessità, come dice Scialini, se insomma ci sono delle modifiche nella ricerca, si creano nuovi dati, oppure comunque va aggiornato prima di ogni review e prima della fine del progetto per dare il quadro, la panoramica della situazione di quello che è successo. Però il Data Management Plan è sempre un documento vivo che può cambiare periodicamente. Ma una cosa per chiarire, Francesco, ma forse voi dovete fare copiare e incollare in vostra ultima deliverable, no, non è che magari può aggiungere, non lo so, non sono molto sicura. Cioè, Emma? sì, dici la versione del DMP online? Sì, Sì, forse ti perché. crea un singolo documento per ogni versione, credo. Sì, Giusto? esatto, sì, Però le sì. versioni precedenti rimangono comunque nella storia nella pagina dello user. No, no, sto parlando su deliverable, ma Ah, del forse. deliverable. Sì, il Sì. deliverable viene sostituito, credo, ogni volta. Sì, esatto. Ok, Sara Ricetto ci chiede: qualcuno ha utilizzato il wizard per il Data Management Plan daswizard.org? Lo conosci, Sì, Shalini? conosco, ma io non ho usato tanto. Conosco. No, ma bello, però io non ho usato tanto, ma ho sentito. Ok, intanto vi dico che mentre aspettiamo altre domande, grazie Sara, OpenAI sta sviluppando un altro tool che sarà leggermente diverso rispetto al DMP online che vi ha fatto vedere Shalini e l'Università di Bologna tramite questo gruppo IOSG ha già chiesto di poterlo testare e sarà disponibile a breve e creerà una versione del Data Management Plan che sarà machine actionable e readable, quindi non sarà un semplice PDF, ma conterrà dei campi che le macchine riusciranno a riconoscere per effettuare, per esempio, delle operazioni di text and data mining e altro tipo di processing sul testo. Ok. Credo che non ci siano altre domande. Shalini, vuoi aggiungere qualcosa?
Per adesso, ma forse io mando qualche link a Emma, perché in Italia in agosto c'è una co-data conference, dove c'è 2 settimane di fair data stewardship. Magari per voi, se avete l'interesse, Emma vi Sì. manda l'informazione. Ora, Ma non so se sono grazie. ancora aperte le iscrizioni, Shalini. Sì, Sì, penso di sì. ok. Vi mando un link subito a voi, così non dimentichiamo, perché è secondo giugno, perché Ok, 2 giugno, il 2 giugno, 2 giugno, vi mando un attimo. ok. È la scadenza per la presentazione delle domande. Forse sì, Ok. un attimo, vi mando così, sì, Comunque poi perfetto. rendiamo disponibili le slide dove trovate poi tutte le informazioni. Ok, E ci sono tutti i link, quindi il materiale è abbastanza completo. E se avete comunque altre domande, dubbi, noi siamo a disposizione, quindi scrivete a noi come Open Aero RDA oppure a Shalini che ha lasciato il suo indirizzo email, credo, giusto? Alla fine sì, della slide. sì, ho lasciato. Questo è il programma a Trieste, ma A forse. Trieste, sì. Questa Summer School è organizzata da Codata e dalla Research Data Alliance, quindi trovate insomma tutte le informazioni. È una scuola internazionale che viene realizzata ogni anno a Trieste. Sì. Va bene? Grazie mille per il vostro tempo e interesse. Spero che sia stato utile e se avete domande, voi potete scrivermi. Grazie, grazie Shalini. Grazie. Sei stata bravissima anche oggi. Grazie, grazie mille. Grazie, ciao, a presto. Ciao ciao.